Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Benvenuti, regà! Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, abbiamo ricontrollato bene la duplicazione massiva. Funziona anche su All Gen, ragazzi. Ora ve la spiego bene nei minimi dettagli. Questa clip è fatta oggi da All Gen, ragazzi. L'ho fatta io con due console, quindi non potete dire che non funziona. Allora, noi che ci bugghiamo, ragazzi, siamo quelli che facciamo duplicare l'amico. Quindi quella con le tettine di fuori è chi si bugga, ragazzi. Quella con la giacchina a scacchi è chi duplica. Quindi fondamentale, ragazzi, che attivate tutte le serie, ragazzi. Dopodiché attivate solo la prima attività, ragazzi, come vi faccio vedere adesso nella clip in alto a sinistra. Come potete vedere, ora io le attività l'ho nascoste tutte e andrò ad attivare, ragazzi, solo la prima, perché così almeno quando andremo a buggarci non avremo mille attività e andremo subito in quella che ci serve, ragazzi. A questo punto ci rimettiamo, ragazzi, il rientro dentro l'agenzia, perché è fondamentale. Dopodiché ci richiamiamo un veicolo. Per esempio, io adesso mi sono richiesto l'oppressor, ragazzi. A questo punto, una volta che abbiamo fatto questi step, ragazzi, possiamo iniziare a buggarci. Quindi, dopo che vi siete rimessi il rientro, ragazzi, avete attivato la prima attività dell'elenco, possiamo andare al creatore. A questo punto, regà, il nostro amico dovrà rinvitarci nella nostra sessione, ok? In modo tale che quando noi spawneremo all'interno dell'agenzia avremo le attività buggate e ci farà vedere le attività nella mappa all'interno dell'agenzia, ragazzi. Quindi, una volta che siamo all'interno, come potete vedere, abbiamo le attività visibili sulla mappa del menu di pausa, ragazzi. A questo punto dobbiamo andare dal distributore di lattine, che si trova in questa posizione vicino all'armeria dentro l'agenzia. Ci mettiamo in questa posizione, regà, ascoltatemi bene, perché un sacco di gente non ha capito questo passaggio. Schiacciate una volta freccia destra, aprite il menu di pausa, ragazzi, e zoomate la mappa. Quando il personaggio fa il primo sorso della lattina, andate ad avviare l'attività con X o con quadrato se siete da play. E a questo punto, come potete vedere in basso a destra, avremo buggato il caricamento, ragazzi. Adesso non ci resta altro che andare dal bancone della reception, ragazzi, quello che si trova all'entrata dell'agenzia. Quindi, a questo punto, una volta arrivati, ci mettiamo davanti a questo tizio e schiacciamo freccia destra e A se siete da Xbox e freccia destra X se giocate da Play, ragazzi. Li continuate a schiacciare assieme e li spammate. Il risultato sarà questo, che vi avvierà l'attività che avevamo startato prima per buggarci. Adesso non ci resta altro che quittare l'attività facendo cerchio e X oppure B e A, ragazzi, se giocate da Xbox, e a questo punto saremo spawnati in strada buggati. Come facciamo a capire se siamo buggati, ragazzi? Semplicissimo, vi ricordate che vi avevo fatto prendere l'oppressor? Ora andate su veicoli dal menu interazione, fate richiedi veicolo personale e se il veicolo vi spawnerà in questo punto della mappa, ragazzi, vuol dire che ci siamo buggati nella maniera corretta. Quindi adesso siamo pronti per far duplicare il nostro amico, ragazzi. Adesso, regà, vi farò vedere la parte di chi duplica. Ora il mio amico dovrà prendere la sua ISI, ragazzi, e dovrà metterla all'interno dell'agenzia. Quindi a questo punto, come potete vedere in alto a destra, comparirà il nostro amico e dovrà fare questi passaggi, ragazzi. Dovrà salire sulla sua ISI, dopodiché dovrà portarla all'interno dell'agenzia.
Una volta che è all'interno, ragazzi, dell'agenzia, dovrà richiedersi all'interno dell'agenzia tanti veicoli da sacrificare, quante duplicazioni vuole fare, ragazzi. Quindi, un esempio, comprerà 3 LG, le metterà nell'agenzia, diventeranno 3 ISI, ok, ragazzi? A questo punto il nostro amico che sta duplicando dovrà uscire dall'agenzia, ragazzi, dopodiché dovrà richiedere il suo Speedo Custom. A questo punto noi che ci siamo buggati, come potete vedere la clip sottostante a quella sopra, ragazzi, andiamo sopra lo Speedo Custom che ha chiamato il nostro amico che deve duplicare, ragazzi. Una volta che siamo sopra lo Speedo Custom, andiamo vicino al nostro amico, così non lo facciamo sbattere, che è a piedi, ragazzi, e gli diciamo al nostro amico di rimandare al deposito lo Speedo Custom dal menu interazione. Quindi chi duplica, ragazzi, come potete vedere in alto a destra nella clip, manda al deposito lo Speedo Custom che aveva chiamato, ma come potete vedere noi rimarremo sopra lo Speedo Custom perché ci siamo buggati in precedenza. A questo punto, una volta all'interno dell'agenzia, andiamo dove abbiamo messo la ISI e le LG, rega. Saliamo sulla ISI e la andiamo a mettere in questa posizione vicino alla serranda, in modo tale che copriamo una portiera con la serranda e l'altra serranda, ragazzi, la andremo a coprire con la LG che abbiamo richiamato prima o con qualsiasi altro veicolo che abbiamo disponibile, ragazzi. A questo punto scendiamo dalla LG, andiamo vicino alla serranda, schiacciamo Y se siete l'Xbox o triangolo se siete da Play, ragazzi, per vedere se vi teletrasporta all'interno. Se vi teletrasporta vuol dire che avete fatto tutto nella maniera corretta. A questo punto schiacciate triangolo e X se siete da Play o Y e A se siete l'Xbox contemporaneamente assieme, ragazzi. Il risultato è che se vi vedete per un secondo nella ISI e uscite con la ISI, vi siete fatti la duplicazione nella maniera corretta, raga. Se sbagliate non è un problema, potete tranquillamente rientrare e riposizionare tutto. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far cambiare la targa alla ISI, ragazzi, quindi chiamiamo la LG da sacrificare e aspettiamo circa 10 secondi dal momento che l'abbiamo chiamata. A questo punto, dopo che noi abbiamo chiamato la LG, ragazzi, e sono passati circa 10 secondi, chi si è buggato e quindi è nello Speedo dovrà controllare la sua minimappa, perché dopo circa 10 secondi la sua minimappa, raga, inizierà a flippare. E quando flippa vuol dire che lui deve scendere dal veicolo, come si vede adesso in clip in basso a sinistra, ragazzi. Quindi a questo punto scenderà dal veicolo chi è sopra lo Speedo, aspetterà qualche secondo il duplicatore che è con la ISI, ragazzi, e cambierà la targa e prenderà la targa della LG. A questo punto non ci resta altro che andare nel COM, ragazzi, e salvare la ISI. Io spero che i miei video vi piacciono, raga. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix e sbada bamme, raga. Al prossimo video. Ma prima di lasciarvi, ragazzi, prima di lasciarvi, vi lascio altri 2 minuti di clip velocizzata per farvi vedere come dovete fare se volete continuare a duplicare. Bella, raga. Alla prossima. We'll be right back.